Ora torniamo a parlare della prolusione del cardinale Angelo Bagnasco e, come di consueto, oltre ad una visione ad extra riguardante il momento che attraversa il nostro paese, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana ha fatto il punto anche sulle questioni interne alla Chiesa italiana. Ce ne parla Paolo Fucili, sentiamo insieme. Dal parroco morto in Emilia per salvare dal sisma una Madonna cara ai suoi parrocchiani, al cardinal Martini, esempio fino alla morte di una non retorica accettazione della volontà di Dio, ai sacerdoti impegnati a riscattare il meridione dalle mafie, alla disarmante mitezza di Benedetto XVI, più forte persino di impensabili tradimenti. Ecco, li elenca il cardinal Bagnasco, i testimoni attendibili che ci fanno dire che la Chiesa non è moribonda, la Chiesa semmai è rimasta l'unica a lottare per i veri diritti di bambini, anziani, ammalati, della famiglia. Senza lo spirituale, nella persona e nella società, c'è una povertà strutturale incolmabile. Proprio in queste settimane, nelle comunità di tutta Italia, riparte la pastorale ordinaria, che non significa, precisa il presidente Cei, generica o standardizzata, tanto più in un anno benedetto da circostanze speciali come il sinodo sulla nuova evangelizzazione, l'anno della fede, l'anniversario numero 50 del Concilio. È tempo di integrare tra loro tutte le potenzialità di tutti i soggetti ecclesiali. Non bisogna aver pace finché non avremo bussato ad ogni porta. Non tutti risponderanno, ma importante è che la rete del pescatore non abbia buchi. La testimonianza decisiva è sempre la santità, ma occorre anche innovare approcci e linguaggi. La gente ha fame e nostalgia di sacro, dimostrano non da ultimi, a parere del cardinal Bagnasco, alcune esperienze dei nostri media cattolici. In agenda nei prossimi giorni anche una riflessione sulla pastorale vocazionale, a cui bisogna imprimere una decisa accelerazione utilizzando possibilità e risorse che ci sono, dal momento che in alcune diocesi e regioni la crisi delle vocazioni morde molto meno. Altro capitolo, la formazione cristiana dei laici adulti, che siano capaci di lottare per ciò in cui credono anche a prezzo dell'irrisione. Preoccupiamoci anche, esorta Bagnasco, di sostenere la vita spirituale dell'auspicata nuova generazione di politici cattolici, perché sappiano non solo dare il buon esempio, ma anche provocare le coscienze con scelte personali coerenti e controcorrente. Solo allora non si mercanteggerà più il non mercanteggiabile e il compromesso, anziché stratagemma, diventerà arte nobile e alta. E soprattutto i giovani e il loro magro presente, aggiunge il presidente Cei, sono il nostro assillo. Il precariato sta diventando una malattia dell'anima, condizione risultato di una cultura che per decenni ha seminato illusioni ed esaltato l'apparenza. La Chiesa è vicina ai giovani e li sente più figli che mai, anche quelli che la deridono e non si fidano. Un pensiero va infine ai cristiani perseguitati in troppe parti del mondo, nell'indifferenza della comunità internazionale. Violenza che va sempre denunciata, mai accettata.